Allora, che dobbiamo fare? Ah, sì, perché c'è. No, perché stavamo parlando di un argomento molto divertente. È molto, amante. Prossimo sketch parlerà di questo. La morte, ecco, per esorcizzarla si può anche pensare a fare uno sketch sulla morte. Sì. È rimasto fisso però. E infatti è quello che accadrà con Amore e Morte. Sì, presentiamolo prima che mi sento male veramente. Amore e Pompe Funebri, uno sketch in cui chissà che cosa succederà, ma soprattutto cosa succede quando una ragazza si innamora e decide di presentare il proprio fidanzato a dei genitori che hanno un'agenzia di pompe funebri. Ma... lo stiamo per scoprire. Eccoli. E allora, con Marzia Ruggeri, Simone Rinaldi, Flavia Montrone, Pauline Nucci e Angelica Di Giustini, Amore e Pompe Funebri. Oh, ciao mamma. Ciao. Dovina che devo dire? Che mi devi dire? Dovina. Dimmi. Oggi mi sono fidanzata. Ti sei fidanzata? Ma dai, racconta, che bello! È alto, biondo, com'è lui? È alto, biondo e tra poco arriva a casa. Oh, wow, e come si chiama? Carlo. Beh, ma bisogna avvertire subito tuo padre. Sì, però non è che facciamo come al solito suo che... No, tranquilla, questa volta ci penso io. Tu intanto chiamalo. Sì, papà, vieni un attimo. Che succede? Succede che se non ci sbrighiamo, questa figlia ci rimane zitella. E non capisco perché. È bella, ricca. E poi non era fidanzata con quel bel ragazzo? Sì, col figlio del gioielliere. Quello. Sì, peccato che poi dove sei andata ad aprire l'agenzia tua? Vicino alla gioielleria. Ecco. Ma lasciato, è solito. Come tutti, la spupazzano, la forteggiano e appena sanno che facciamo, fanno E se la svegliano? Ah no, e perché? Come perché? Indovina un po'. Comunque dai, sta per arrivare Carlo. Tu non accennare al lavoro che fai, mi raccomando, eh? Va bene. Però poi, quando morite, non volete essere messi sottoterra così. No, nudi. Volete una bella cassa, di mogano, elegante. Velluto interno, magari. Sì. Velluto interno. Vabbè, tu vatti a cambiare, non rompe le scatole. Sì, adesso mi metto da Arlecchino. E fallo per me per una volta e non parla di tombe, bare e compagnia bella. Sei muto come una salma. Ecco, appunto, e già che ci siamo, avverti la segretaria di non interromperci quando c'è Carlo. E adesso vatti a cambiare. Mi vado a cambiare e avverto la segretaria. Bene, ciao. Ma dai, allora, li prendiamo. Com'è questo Carlo? Te l'ha detto, è alto, biondo e tra poco arriva. Vabbè, ma tu sei innamorata? Certo, mi ha detto che mi vuole sposare. Beh, lui... mi vuole sposare, secondo te? Che bello! Ecco, appunto, è arrivato. Vai, vado ad aprire. Mi raccomando, vado ad aprire io. Vieni. Ciao, Carlo. Ciao. Vieni, ti presento la mamma. Piacere. Salve. Si accomodi, te. Grazie, grazie. E quindi? Dov'è suo marito? Mio marito è un attimo di là. Ma lei cosa dice? Che racconta? No, nulla, sono un po' agitato. È la prima volta che conosco qualcuno. No, ma non si preoccupi. Noi eravamo veramente contenti di conoscerla. Anch'io. Veramente tanto. No, mica vede, è morto. Morto? No, spegni il telefono. No, li mettiamo all'interno rosso. Interno rosso? No, spegni il telefono. No, signora, mica ci metto lei il bag adesso, No, ma è morto, Carlo? No, spingi il telefono. No, guardi, la devo lasciare. No, ci mette due giorni. C'è Carlo. Arrivederci. Carlo. Signor Carlo. Salve, signore. Piacere, io sono Abramo, il padre di quella brava ragazza. Sì, Bianca. Bianca Lapide. Ma di che? No. No. Ma che Lapide? No, ma che no. Il nostro cognome non è Lapide. Non è Lapide. Sa, mio marito è un uomo molto scherzoso e quando a casa si lascia andare. Ah. Avevo capito proprio male. Comunque, sua figlia Bianca, insomma, mi ha parlato molto di lei. Mi ha detto che... insomma, lei è nel commercio? Eh? Allora spero di diventare presto vostro cliente. No! No, no,
perché no? Non si sa mai. Dottore, sto preparando la discesa nella tomba. La tomba? No. Che tomba? È tomba, lo sciatore ha fatto una discesa, sì. La vita, no? Ma la va, vita. Lo sci. Amo lo sci, tantissimo. Che bello. Chiedo scusa, dottore, il barone, tutto fatto, è sistemato nella cassa. Nella cassa? No, ma disgrazia. No. Ma quale cassa? No, che vedere. Purtroppo c'è crisi e abbiamo molti operai, ne abbiamo dovuti mettere qualcuno in cassa integrazione. Sì. Ma va, il problema del lavoro, sì, vabbè, adesso come adesso, insomma. Sì, è un grave problema. Sì. Ma offri qualcosa a Carlo. E del disotto le va? No. Anzi, guardi, grazie, mi scuso per essere venuta a mani vuote senza fiori, ma... No, non si preoccupi, il mio motto è non fiori ma opere di bene. Ah. Dottore, sono arrivate le corone. Le corone? Ma quale corone? Io gliel'ho detto, no? Noi commerciamo a livello internazionale, quindi c'è chi ci paga in fiorini, chi in dollari, chi in sterline, chi... In corone danesi. Sì. Ma veniamo al dunque. Beh, sì, ecco, insomma, sono venuto qui oggi... Che so, sono venuto qui per chiederle la mano di sua figlia in un eventuale matrimonio. Oh, che bello, ricordo quando è successo a noi, che piccioncini. Lei è venuta qui a chiedermi la mano di mia figlia? Penso di sì, insomma. Beh, di solito non la do a pezzi, ma tutta intera. Dottore, sono arrivate le candele. Le candele? Ma quale candele? La cassa, le candele? È che noi siamo molto romantici e quando pranziamo mettiamo sempre quattro ceri all'angolo del tavolo. Ma dai, anche io e Bianca siamo molto romantici. Ma torniamo al dunque, dicevamo. Sì, insomma, non so, intendete la cerimonia, il viaggio? Io ho tutto. Beh, sì, vabbè, lo spostamento. Ah, foto, carro. Carro, che mamma, carro? Che carro? Che carro c'hai? La macchina, ho tolto i cavalli e ho messo il motore. Ma dell'altro mondo. Ancora lei. Dottore, io non mi sento molto bene. Mi ritiro nella camera ardente. Nella camera ardente? Ecco, no! È una sorpresa. Perché vedi, c'è una stanza dove batte sempre il sole, quindi è calda, caldissima. Ma dai, ma ardente perché è calda? Questa è la vostra camera. La camera ardente? Sì. È contento? Sì. Senta. Dottore, sono arrivate le ceneri del colonnello. Le ceneri del... No, ma quante volte lo devo dire che il colonnello non deve fumare in casa? Portaceneri ovunque. No, vabbè, mi state parlando veramente di un colonnello che fuma dentro casa? Sì, fuma. Ma dai. Ma io le volevo chiedere, ma lei che lavoro fa? Io... Io, insomma... Non so, insomma, c'è questo piccolo neo, sa che io amo tantissimo sua figlia, la voglio sposare, però ti voglio sposare, la voglio sposare. Però è ladro. No, si figuri. Ma che? No, amo sua figlia, no? Io quindi che lavoro fa? Beh, sì, insomma, faccio il guardone. Il guardone. Ma che? Ma mi lascia finire. Che lavoro? Faccio il guardiano. Guardi che se non lo dice. Faccio il guardiano del cimitero. Cosa fa? Cosa? Io il guardiano del cimitero? Sì, anzi! Io l'avevo visto dal colore! Ma si vedeva! L'avevo detto! L'avevi detto? L'avevo detto! Sì. Ma lei lo sa che sono io? Mi guardi? No. Io sono Abramo Bara, impresario di pompe funebri. Abramo Bara? Ma dai! Figlio mio! Collega!